C'è una cosa che dovresti evitare poiché potrebbe portare alla fine della relazione. Nel video di oggi parleremo di spazi vitali. Sei pronta? Iniziamo! Benvenuta, il mio nome è Riccardo ed in questo canale condivido suggerimenti relativi alla crescita personale nelle relazioni. Se l'argomento ti interessa puoi iscriverti spuntando la campanellina. In questo modo, ogni volta che pubblicherò un nuovo video, tu riceverai una notifica. Quando iniziamo una relazione, spesso commettiamo un errore. Pensiamo che essere innamorati giustifichi ogni nostro comportamento. E quindi non ci rendiamo conto che all'interno di un rapporto ci stiamo convertendo in persone tossiche. Cominciamo a criticare le scelte dell'altro, i comportamenti dell'altro, i pensieri dell'altro. E lo sai cosa succede? Che l'altro all'improvviso se ne va. Se ti è capitato di essere tu, la persona tossica in una relazione, ti chiedo di lasciare qua in basso un mi piace. Nei prossimi minuti voglio spiegarti quanto sia importante imparare a gestire gli spazi vitali all'interno di una relazione, poiché se tu non riuscissi a gestirli, rischieresti che lui decida di lasciarti. Numero 1. I suoi spazi vitali. Questo fine settimana uscirò con i miei amici. Ho bisogno di starmene da solo ed in silenzio. Vado in spiaggia a giocare a beach volley. Un errore frequente quando senti frasi di questo tipo è pensare che lui si sia stancato di te. Questa considerazione è frutto delle tue insicurezze che ti portano ad osservare la realtà da un'unica prospettiva, la tua. La verità è che quando un uomo ti dice in modo diretto o indiretto di aver bisogno di spazio, è perché tu non gli stai lasciando lo spazio sufficiente per vivere la sua vita. Molte persone hanno un'idea strana di relazione e la frase che meglio rappresenta questa idea è: io e lui siamo una cosa sola. Tradotto in immagine, il concetto sarebbe questo. Io e te abbiamo un'unica vita, lavoriamo insieme, usciamo con gli stessi amici, viaggiamo insieme, pratichiamo lo stesso sport. In questa immagine ho inserito solamente 4 aree, ma quando parti dall'idea che io e te siamo una cosa sola, ti assicuro che sono molti di più i momenti della vita che avremo la pretesa di condividere con questa persona. Ora mi permetto una considerazione. Guardando la mia vita e quella di altre persone, tu correggimi se sbaglio, ho la sensazione che si nasca e si muoia da soli. Inoltre, tra la nostra nascita e la nostra morte, ci sono molte cose che si fanno da soli. Per quale motivo, nel momento in cui conosciamo una persona, pretendiamo di fondere due vite in una? La verità è che siamo degli esseri umani che condividono alcuni momenti e non ogni istante. E se dovessi disegnare questo concetto, l'immagine sarebbe questa. Io e te potremmo condividere il piacere di viaggiare e fare attività sportiva, mentre avremmo amicizie e lavori distinti. Fai attenzione a questa cosa. Nel momento in cui tu vuoi occupare tutto lo spazio fisico, emotivo ed intellettivo di questa persona, trascorrendo ogni momento in sua compagnia, sai cosa accade? Lui si allontanerà per prendere una boccata d'aria, per godersi i suoi spazi. Come puoi vedere, anche se in modo indiretto, sei tu che con il tuo comportamento lo stai allontanando. E se continui ad insistere, continui ad invadere i suoi spazi, è molto probabile che decida di lasciarti.
Numero 2, come misurare gli spazi nella vita di coppia. Adesso che abbiamo capito quanto sia importante di lasciare degli spazi nella relazione, in modo che entrambi i partner possano alimentare la propria vita e non solo la vita di coppia, potremmo domandarci: in quale misura potrei concedere questa libertà? La mia opinione è che non esista una formula. È più semplice capire ciò che è giusto per noi. Quali sono gli spazi che ci piacerebbe ci venissero concessi e di conseguenza concederli a quest'uomo. Ad ogni modo prova a tracciare una linea guida che possa esserti d'aiuto. Se nella relazione c'è un'indifferenza assoluta, se è passata una settimana e lui non si è fatto sentire, se l'80% dei piani che lui organizza non prevedono la tua presenza, è evidente che non è interessato a te. Quindi non si tratta di pretendere le sue attenzioni. Dovresti chiamarmi! Perché non mi inviti ad uscire? Perché vai in vacanza con i tuoi amici e con me non vuoi venire? Non si tratta di pretendere, poiché questo dovrebbe nascere in maniera automatica. Di fronte a questi comportamenti sarebbe meglio riconoscere l'evidenza e, di conseguenza, prendere le distanze da questa persona. In amore basta misurare se tra intenzioni e azioni c'è concordanza. Se io ti dico «sono interessato a te», non posso limitarmi alle parole, devo dimostrartelo con i fatti. Se con le parole ed i fatti mi stai dimostrando che mi ami, se il tempo che mi dedichi lo considero adeguato, se ti prendi i tuoi spazi senza trascurare il nostro rapporto, se mi fai sentire una persona importante nella tua vita, allora va tutto bene. Ma se mi dici con una chiamata o un messaggio «Ti amo, sei l'unico uomo della mia vita!» e poi, nell'arco di un mese, non trovi mai il tempo per vedermi, io non ti devo chiedere conferma di nulla, perché è piuttosto chiaro dal tuo comportamento che per me non provi alcun interesse. Ok, potrebbe esserci una simpatia, ma nulla di più. L'indifferenza che con i fatti mi stai mostrando parla per te. Chi ama ti rispetta, ti valorizza e pur preservando i propri spazi vitali non rinuncia a condividere con te momenti della sua vita. In questo video ti ho spiegato quanto sia importante la gestione degli spazi vitali ai fini della vita o della morte di una relazione. Se oltre a questi credi che esistano altri comportamenti che potrebbero portare il tuo compagno a lasciarti, ti invito a condividerli nel box dei commenti qua in basso. Se il video ti è piaciuto, condividilo, mandalo ad un'amica e se non l'hai fatto lascia un mi piace. Inoltre ti ricordo che qua in basso puoi regalarmi un grazie o abbonarti al canale per vedere il dietro le quinte. Ma adesso sono io a ringraziarti. Grazie, grazie per avermi accompagnato fin qua. Io ti mando un abbraccio e noi ci vediamo presto.